Amici, bentornati da Geppone e Max. Andiamo avanti con la mitica partita mondiale, cioè il nostro mondiale con il Brasile su ISS Pro Evolution Soccer 2. Affronteremo il Camerun. Se vinciamo, affrontiamo la vincitrice fra Italia e Grecia. Dunque, siamo alla prima partita di questi ottavi di finale. E speriamo in bene, perché ovviamente il Brasile finora ha fatto benissimo. 9 punti. No, niente. Ok, impazzito. Intanto impazzisce il controller, ma non lo dica. Ok, non vi preoccupate. Allora, Vidal, Dair, Zago, Roberto Carlos, Cafu, Cesar Sampaio, Emerson, Rivaldo, Zeroberto, Elber, Amoroso, contro Boukar, Njanka, Pensé, Song, Fore, Vuome, Ninjak, Olembe, Maier, Eto'o e Mboma. Dunque, vediamo un po' se c'è da fare qualche modifica. Penso di no, perché la formazione tutto sommato va bene. Potrei anche togliere Dire, ma no, Ronaldo non sta bene oggi, però abbiamo Denilson, ancora giovane, che può risultare decisivo. Può risultare decisivo Denilson, quindi chi lo sa, che magari non metteremo Denilson al secondo tempo. Ma va bene, nel frattempo andiamo avanti e iniziamo la partita. Si va, ottavi di There's a finale. refreshing breeze blowing over the pitch. Ok, dice c'è un'aria fresca sul campo. Come sarà la partita? Scopriamolo insieme. Okay, and we're ready for the Rivaldo. kickoff. The right end of the field is taken Contiamo subito by bene, Cameroon, Dai, and on Rivaldo, the other fatti side to the sognare, dai. left Fide. is Vabbè, Brazil. Zago. Attenzione, Elder. Amoroso, ci siamo, eh. Nostra occasione per segnare, vai. Marcio Amoroso. Bel tiro e segna. Siamo in vantaggio sul Camerun. Subito Incredibile! prima azione di gioco. Ed è già gol. Questo è il Brasile che ci piace. Okay, let's take a look at that again. Fantastic effort. Ma che poi un buonissimo tiro, eh. Adesso vabbè, la visuale fa un po' schifo, però. Eccolo qua. Guardate. Dal tiro, una bella zappata al pallone e la palla va dentro. Vantaggio, vantaggio. Ora però stiamo attenti. Il Camerun non scherza. Sono arrivati fin qua perché vogliono far bene. Attenzione. Roberto Carlo non sta dietro Ninja. Attenzione, un bomba. Hits it with his Palo, header. siamo stati fortunati qua. Emerson. Zero Roberto. Ripartiamo. Vediamo un po' se riesco a fare un 1-2. 1. No, non riesco a fare un 1-2. Peccato, peccato. Speravo. Intervento rischioso. Roberto Calo mi è stato chiesto. Jack, prova a segnare con Roberto Calo. Ma ci proviamo. E segna! Valerio ce l'ho fatta, eh. Segnatela Valerio. Ho segnato con Roberto Calo. Non su punizione, ma è un gran gol. È un gran gol Let's del take a little look Robertone back here. nazionale. He gets into position so quickly. Tiro di mancino, potentissimo, veramente. Eccolo qua. Gran gol, gran gol. Vai, Elber, stiamo vincendo bene. Dai, 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 che sta partita mi piace. Mi piace. Attenzione, gioco molto strategico del Camerun, che però non convince al Up ahead. 100%. Eto'o, attenzione. The shot. The shot, vabbè. Andrea, Dida, spazza la via. Per Marcio Amoroso, palla a Cesar Sampaio. Amoroso, andiamo in avanti per Elber. In realtà lo volevo dare la filtrata. Oh, niente da fare, Song, c'è. E tu, Andrea contro un bomba. Siamo Sampaio. Emerson però, attenzione ancora al Brasile. Il Brasile sta facendo benissimo. Amoroso, Rivaldo, Elber, da qua. No, stavolta. Portiere c'è, Boukar, para. Attenzione al ripartono della difesa stavolta. Rivaldo ci prova. Amoroso, però si blocca un po'. Attenzione, Elber, Elber, ce la può fare. No, non basta. Rivaldo, guarda per Emerson, dai che sta partita. Ce l'abbiamo nel sacco al momento, ce l'abbiamo nel sacco. Aia, un po' ma che azione. Cos'è sta roba? Dai, non rischiamo su. Carlos. No! Cos'è? Counter-attack. Alla rossa. Dai, che andiamo, Rivaldo. Paio. Elber. Amoroso. Dai, insistiamo, insistiamo. Questo è gol, questo è gol. No, non è gol. Ci spero sempre, Oh, and no? Primo tempo that was the end of buono. the first Il half. vantaggio è ottimale. Ci mancano 45 minuti.
una partita molto veloce, quindi siamo a buon punto. Invito per chi vuole, per chi può, a lasciare un like di supporto al video, a supportare il video, il progetto, il canale, e ovviamente anche me. Ma io metterei a sto punto Marcus, proviamolo, e poi metterei anche Denisio. Ma Denisio, il fatto che ha 18 di offensiva, quindi dovrei tecnicamente metterlo qua. Ma posso veramente togliere Elbero, O facciamo un cambio di formazione, facciamo prima. Allora, questa qua era un 4-4-2, ma brutto, proprio di quelli brutti. Voglio mettere un 4-4-2, ma adesso mettiamo un 4-3-3, così. Ci si lascia stare. Vogliamo, purtroppo sacrifichiamo il leggendario Zeroberto. E lo mettiamo, Denisio. Così va già un po' meglio, non sarà proprio perfetta, ma... il cambio non è ancora arrivato. Amoroso. No, che intervento. Tira Rivaldo. Ah, brutto. Però attenzione, palla è nostra. Cross. Ah, no. Corner? Ah, beh, è nostro. Quindi, chi se ne frega. Marcamos. Edison. No, quasi. Edison entra e sta a passeggiare. Uomo. Contropiede del cavolo. Ok, bravissimo. Aldair. Afu. Emerson. Denisio, è freschissimo. Mancata. Roberto Carlos c'è. In molti giochi scritto come Roberto Larcos. Hanno sbagliato, non sono le licenze. Mancata. Licenze che ho ripristinato io mettendole manualmente una per una, non è che si sono messe da sole o c'era la patch, troppo bello. No, sbagliato. Oggi viene facile, metti una patch, fa tutto da sé e sei a posto, invece se sono abituato a mettermele io, anche qui ricorderanno. Ok, throwing, ci siamo. Brutto intervento di Roberto Carlos. Ammonizione, io lo toglierò per evitare i rischi. Non voglio che vada fuori, ci servirà con Carlos. Ci possiamo mettere in difesa. C'è KKA, Evanilson, dai Evanilson, va bene. È un Brasile poco difensivo, come sappiamo. Zaghi. Benissimo, è da per Elber, attenzione, non so se la prendiamo noi, sì, incredibile, batte in giunta, più veloce, no. Ah, peccato. Attenzione, altro tiro. No, altro fallo, lo calpesta di recupero. Entra Choutan de Neschemeyer. Partitona. No. Vai, ci siamo, Sampaio. Grandissimo. Rivaldo. Siamo amoroso, è pronto a crossare, quasi, bella azione, ma dobbiamo segnare. Secondo tempo meno decisivo, attenzione, Eto'o a riaprire la partita, ma si propone un angolo, il Cameron ci crede ancora, e fa bene. Eccolo qua, ancora parata di Marcos su tiro di Pensé. Ci siamo, Cameron in attacco. Rivaldo, la devi dare. Tre attaccanti contro tre difensori, possiamo farcela. Se non è fuori gioco, ho paura che sia fuori gioco. Non è fuori gioco, benissimo. Benissimo, da qua, non deve sbagliare, sbaglia. Ci ha provato, È duro a segnare sto gioco, l'ho già detto. È durissimo. Anche quelli che sembrano gol fatti spesso non lo sono. Elber, ancora lui, Elberin, stavolta segna Denisio, stavolta segna 3-0, ancora una volta il Brasile, tre volte è un Brasile associato al numero 3, il gol che fa sempre, anche stavolta si segna e si vince. Allora, dobbiamo vederlo qua, Denisio, gol facile ovviamente, porta vuota.
e vinciamo 3-0 contro il Cameroon. Si va avanti contro chi? Grecia o Italia? Rimanete sintonizzati ancora qualche secondo e lo sapremo fra poco. Manca pochissimo. Ok, comunque grande Brasile anche oggi. A chi dareste l'MVP voi? Io sicuramente direi Roberto Carlos, anche se poi si è pigliato con la mano. Oh no, ha vinto la Grecia, che peccato, ci speravo davvero di fare un Brasile-Italia, il nostro sogno sfuma. Andiamo a vedere i risultati a questo punto, schedule table. No, non voglio spoiler, non voglio spoiler. Allora, fatemi vedere. Italia che vinceva 1-0 a fine primo tempo, poi subito due gol dalla Grecia, attenzione a questa Grecia. Argentina, quindi Italia 1 e Grecia 2. Argentina-Svezia 3-1. Norvegia-Danimarca 4-1. Oh, la Francia eliminata ai rigori. Penalty kick 5-3. Batte la Francia, grande Inghilterra. Olanda perde con la Slovenia 0-1. Russia batte l'Ungheria 1-0. Tunisia-Croazia 2-5. Un po' inatteso quello che sta, poi succede qua, non me la sarei mai aspettato. Però, che dire, avremo comunque un grandissimo Brasile-Grecia come quarti di finale la prossima volta. Ciao da Jack e Max, buona giornata a tutti. Ciao!